Ero un bambino abbastanza introverso. Tra le prime sensazioni, insomma, che mi hanno portato a capire che probabilmente avrei disegnato per tutta la vita, è un ricordo di quando avevo 4 anni. Andavo a prendere da mio nonno che aveva l'ufficio vicino casa le penne stilografiche, che non sapevo che erano anche abbastanza costose. Gli prendevo le agende che sistematicamente imbrattavo. Per me era normale, insomma, pensavo che tutti i bambini disegnassero in continuazione quello che vedevano, i fumetti, i cartoni animati, gli animali. Disegnavo un po' la natura intorno a me. Insomma, è un qualcosa che proprio facevo con veramente molta naturalità, molta spontaneità, senza accorgermi che invece avevo sicuramente un estro maggiore, nonostante avevo un intro sul lato, diciamo, emotivo. Ecco, dicevo, ero abbastanza timido come bambino e riuscivo a comunicare non solo, però sicuramente tanto con il disegno. Forse il vero me lo si vede negli album schizzi, quindi negli sketch che faccio a tempo perso di preparazione dei quadri, dove quasi sempre uso la matita, un tocco di acquerello, pochi colori. Se proprio dobbiamo parlare di identificazione, insomma, automatistica del mio fare, è assolutamente nei bozzetti, nell'utilizzo della matita. Lì forse sono più libero, ecco.